sonno, disturbi dell'alimentazione che sono oggi sempre più presenti in una fascia di molto bassa dell'età delle persone. Quindi anche nella scuola primaria, in questo caso, io penso che si possano individuare questo tipo di disturbi. E ritorno un po' alla domanda della dottoressa De Paola: vi è mai capitato di notare anche sottilmente che i vostri alunni, i vostri studenti potessero essere in qualche modo o in qualche momento del percorso educativo, del percorso scolastico, portatori di un disturbo dell'alimentazione, per esempio, di un disturbo del sonno? No. Sono modi per in qualche modo anche sottrarsi, non solo per esternare tramite il corpo, ma anche per sottrarsi a quella che è la situazione stressante e la situazione da cui appunto parte poi il malessere. Sentimenti di tristezza, solitudine, disturbi dell'umore, ed è molto importante fare attenzione quando parliamo di disturbi dell'umore a delle variazioni. Se un alunno è sempre stato aperto, estroverso, socievole, e all'improvviso si presenta più taciturno, chiuso, si isola, questo potrebbe essere un segnale molto importante a cui dare la giusta attenzione. Scuse, pretesti appunto per non andare a scuola, come ad esempio fingersi malato, apatia, perdita dell'interesse, quindi questi segnali andrebbero colti e discussi insieme ai ragazzi. Bassa autostima, senso di isolamento, ansia, e anche l'ansia può manifestarsi attraverso il corpo, attraverso sintomi più fisici come il mal di testa, il mal di stomaco. Soprattutto lo stomaco potrebbe essere un organo che ci segnala, se frequentemente l'alunno segnala di avere mal di stomaco senza evidenti motivi, è molto importante coinvolgere le famiglie, parlarne, capire cosa accade o cercare di aprirsi a un dialogo con il ragazzo. Il rifiuto di parlare, quindi l'isolamento, anche questo diventa un segnale molto molto forte, fino ad arrivare ai sintomi psichiatrici, perché per il fatto stesso che non è possibile arginare il fenomeno, porre un freno e in qualche modo comprendere da chi parta, è molto più facile che si possano sviluppare conseguenze come difesa di tipo, cioè come reazioni di tipo paranoide. Quindi noi potremmo pensare che, non lo so, queste cose sono ingiustificate, e invece in quel caso questo diventa proprio un chiaro segnale che l'alunno potrebbe essere vittima di cyberbullismo. Cioè, se ci sembrano molto strane, molto persecutorie, molto ingiustificate le sue paure, allora lì forse dovremmo soffermarci un attimo a capire che cosa sta succedendo. Quindi che cosa invece è importante osservare per riconoscere un potenziale bullo o cyberbullo? Dobbiamo concentrarci di più sulle condotte aggressive, sull'aggressività verbale, sull'arroganza, sugli atteggiamenti intimidatori, di sfida, che possono essere anche rivolti agli insegnanti. Il minore è così spavaldo, è così oltraggioso anche di fronte all'autorità, è molto probabile che lo faccia nei confronti del pari, che ha meno possibilità di porre un freno e difendersi di fronte a quel gesto. Quindi questo dovrebbe in qualche modo aiutarci a riconoscere un potenziale
bullo, condotte antisociali, se ad esempio tramite discorso con i genitori o anche con i ragazzi ci rendiamo conto che hanno un accumulo di denaro, cioè si trovano in possesso di una somma di denaro che non è confacente all'età, anche questo ci potrebbe richiamare l'attenzione e spingere ad un intervento con i familiari e con il minore per comprendere bene che cosa sta succedendo. E comunque gli insegnanti, come ci dicevamo prima, quindi nel caso in cui doveste rendervi conto di questo tipo di comportamenti, è molto importante che se ne parli, che se ne parli con le famiglie e che si ponga da subito uno sguardo attento sul problema, con un atteggiamento però non giudicante, anche perché questo può aiutare e favorire l'apertura del minore, della vittima, ma anche del tendenziale bullo. Quindi se abbiamo un atteggiamento inizialmente aperto, questo può aiutare a creare un dialogo autentico, un dialogo più aperto, più sincero rispetto a quello che realmente si sta verificando. Okay. Una pausa? Sì. Solo questo e facciamo la pausa. Quindi per concludere, io direi che è importante rialfabetizzare quest'epoca, che possiamo considerare un po' analfabeta dal punto di vista emotivo. Infatti, se le emozioni sono così centrali nella vita delle persone, l'educazione affettiva si rende necessaria nella società attuale, in cui la devianza minorile si concretizza spesso in piccoli ma frequenti reati. E abbiamo tutti sempre più bisogno di comprendere il valore della non violenza, e per questo la battaglia contro il cyberbullismo richiede lo sforzo congiunto delle scuole, dei genitori, delle comunità di appartenenza, nonché del sistema giuridico che regola l'intero sistema dei rapporti sociali. Quindi questo schema ci permette proprio di comprendere questo: il processo educativo non può che partire da una consapevolezza rispetto alle proprie emozioni, che è il primo passo per poter giungere ad una autoconsapevolezza e ad un'autoresponsabilizzazione, intesa anche nella capacità appunto di empatizzare e cogliere quei segnali che ci avvicinano alla vittima e Tutto questo ci porterà sicuramente ad un aumento dei diritti personali, perché laddove c'è un riconoscimento della responsabilità e dell'autoresponsabilità, allora si può giungere ad uno stato più ampio, più libero di diritti, e quindi favorire una cittadinanza digitale consapevole, una cittadinanza digitale non più incline alla violenza. Vi ringrazio per...